Se stai avendo problemi riguardo a collegare così il controller della PlayStation 4 o PlayStation 5 su Silent Hill 2, quindi è possibile risolvere il problema attivando l'input del controller DualSense o DualShock su Steam attraverso Steam qua, vai su Impostazioni, una volta fatto vai nelle Impostazioni qua, scendi fino a, giù fino a trovare il Controller. Il pulsante guida mette Steam in primo piano oppure abilita Steam input per i controller Xbox e qui supporto per i controller PlayStation attivo. Quindi tu da attivo nei giochi senza supporto metti attivo. Una volta fatto fino a giù, fino a trovare driver di supporto funzionalità estesa Xbox, mi dice estesa Xbox perché io ho un controller Xbox che me lo segna come Xbox sul sistema ma non è Xbox. Quindi tu installa il driver per il tuo controller. Una volta fatto, andiamo direttamente sui link che ti ho lasciato in descrizione riguardo al PlayStation Accessories e il DualShock Windows di DS5 Windows, quindi sia controller PlayStation 4 che controller PlayStation 5. Quindi tu vai a scaricare e installare così questo DualShock, quindi in versione per Windows, questa qua è la versione, andiamo a scaricare da qua, aspettiamo. DualShock Windows, una volta scaricato così il pacchetto va in download, prendi il pacchetto, tasto destro sopra e stai file in DualShock, entro nella cartella, clicco sopra ed eccolo qua, aggiorna anche il programma, una volta, una volta aggiornato vai su DS4 Windows. Applicazione program folder ed eccolo qua. Abilitiamo tutto e facciamo chiudi. Ed eccolo qua. E ora puoi collegare il tuo controller attraverso cavo USB e se te lo segna e te lo rileva anche su Steam, tu devi abilitarlo sempre su queste impostazioni qua. Ora abbiamo l'altro programma che si chiama PlayStation Accessories, tu scarica così questo programma per Windows, vai qua sopra e vai a scrivere PlayStation Accessories. Questo programma qua è migliore del DualShock DS4 e DS5, però ti consiglio anche di usare quello, questo qua invece connetti il tuo controller, semplice, cavo USB o Bluetooth e li colleghi. Se invece hai altri problemi, andiamo così a connettere il nostro controller. Chiamo il controllo. Tasso destro qua sopra, gestione dispositivi. Periferica Xbox 360. Attivo il mio controller. Clicco sopra, driver. Poi disabilitare il dispositivo e riabilitare e aggiornare i driver. Faccio avanti e installo così i driver. Faccio chiudi. Riavviare il computer è ora faccio no, però tu devi riavviare il computer. Una volta fatto. Vai su controller. Scrivi proprio qua sopra: controller. Si chiama configura dispositivi di gioco USB. Su avanzate e inserisci il tuo controller che vuoi usare sul tuo sistema. E fai ok. Su proprietà per vedere se il controller funziona perfettamente. Controller funziona. Casti me li fa cliccare è tutto a posto e faccio ok e chiudo qua Per giocare a Silent Hill 2 al 100% con il controller ti posso anche consigliare la modalità Big Picture che è molto meglio Visualizza modalità Big Picture Ed eccola qua Funziona perfettamente uh, con i controller, è molto compatibile. Se hai problemi, vai su Menu, vai su Impostazioni e il controller lo metti qua. Eccolo qua. Usa il layout dei pulsanti Nintendo. Queste sono le impostazioni che ti ho fatto vedere prima. Puoi modificare il layout del desktop oppure il layout del pulsante guida. Abile Steam Input per i controller Switch Pro. Spegni i controlli quando escita la modella Big Picture. Tempo di attesa per la distribuzione dei gamepad. Tu metti mai. Driver di supporto di funzionalità estesa. Installa così il driver di supporto. Prova gli input del dispositivo e inizia la prova. Come puoi vedere, il controller funziona. Se hai problemi commenta sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!